sorriso scancella la tristezza e va a bailar la presidenza. Come 24 febbraio 2022, il 55esimo giorno dell'anno, sarà ricordato come il giorno dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Quindi è inutile scrivere che ci racconti che cosa è successo negli anni passati. Per noi però lo facciamo lo stesso, lo facciamo lo stesso, perché la storia si fa anche di queste piccole cose. Allora, San Sergio di Cesarea e Montano e Lucio, quindi auguri, auguri. Montano è un nome, è un santo. È un santo, è un nome, tutto. Tutto. La luna sta all'ultimo quarto, proverbio, l'uomo che ha troppe parole, tu, spesso non ha alcuna certezza. Vedi, cioè, no, no, perché se no, l'uomo, delle parole, non è l'uomo delle parole sei tu. Non è l'oroscopo. L'uomo delle parole sei tu. Non è l'oroscopo. Allora, detto questo, quindi... Però tu hai fatto caso a questa pandemia, no? Questa timeline perfetta, cioè finita la pandemia... Finisce il terrore della malattia, comincia il terrore della guerra. Anzi, finita le Olimpiadi, cioè non so se si sono messi d'accordo, se i cinesi hanno chiesto questo piccolo favore... Esatto, a Putin, dice facciamo finire le Olimpiadi. Sì, c'era la tregua olimpica. Certo. Però su questa storia della pandemia ci dovremmo un po' interrogare o ragionare. Cioè che cosa? Finisce la pandemia e inizia la guerra? Sì, esatto. Sono casi. Perché poi... No, è tutto collegato. Ora, adesso, poi salutiamo l'ospite che ci sta aspettando. Perché? Perché Putin che cosa ha detto? Ha detto io devo sconfiggere i neonazisti che stanno in Ucraina, che nella Seconda Guerra Mondiale, onestamente, era alleata di Hitler. Mentre tu sai che i Novax hanno accusato i governi di essere neonazisti. Allora quindi Putin sarebbe in questa chiave... per la proprietà transitiva. Per la proprietà transitiva. Sì. O no? Quindi i Novax sono alleati... Alleati di chi? Di Putin. Ok, va bene. Vabbè, in effetti Salvini si trova meglio a casa di Putin che in Europa. Tutto torna. Adesso vediamo chi partirà dai tutti questi amici, nostri amici Novax. Noi salutiamo naturalmente. E certo. Allora, dai, parliamo di qualcosa di più. Parlare di molte cose. Anche noi abbiamo lo sguardo rivolto all'estero. Tant'è che salutiamo questa sera un nostro amico, un nostro concittadino, imprenditore. Che però sta a ovest, è Antonio Santacroce. Grazie Antonio, buonasera e benvenuto a Diario di Bordo. Grazie Antonio. Buonasera e grazie per l'invito. Qualcuno dirà, perché Antonio, visto che sei in Spagna, visto che si è parlato di centro storico, delle città, dei borghi, E la risposta è, ma proprio Antonio è la persona... Esatto. Più... Indicata per fare questi discorsi. Sì. Primo perché la famiglia, quindi il papà, la mamma, le sorelle, lui, quindi hanno acquistato, l'ultimo acquisto fatto, un prestigioso palazzo in centro storico, quindi per continuare un po' quello che è il core business, no? Diciamo così, della famiglia Santacroce, l'ospitalità alberghiera e anche extra alberghiera, quindi questo nuovo investimento nel centro storico di Sulmona. Però con lui che vive all'estero, dobbiamo anche ragionare un po' sull'implicazione di questa guerra, di questo momento, quindi dell'Occidente complessivamente considerato, perché qui appunto abbiamo detto finisce la pandemia, ora che fa ricominciamo, bloccano i voli, niente di più facile, no? Certo. Tra qualche giorno quindi se ricominciano i problemi, soprattutto per gli operatori turistici,
nell'Occidente. Andiamo per ordine. Allora, l'investimento della tua famiglia, diciamo, nel centro storico di Sulmona è una mosca bianca, perché il centro storico di Sulmona si sta spegnendo. Come mai? Anzi, per fortuna che la tua famiglia ha inteso investire nel centro storico di Sulmona. Come mai? Forse avete una visione che magari noi non riusciamo a cogliere. Allora, la mia famiglia, diciamo, ha sempre creduto in Sulmona, in questa città, vabbè, lo dimostrano i fatti, perché insomma non solo questo investimento dell'ex banca, ma pure il B&B, che è un palazzo storico del 1700, proprio a due passi proprio dall'ex banca, ne sono, parlando di centro storico, perché certo, poi ovviamente se vogliamo includere anche l'Odolovius, che comunque è centro storico, in un certo senso lo includerei anche, no? Non è, diciamo, non è centro storico proprio il centro storico, ma è comunque centro storico perché all'interno delle cinte, della seconda cinta muraria, appunto, che poi lì no, la porta dove esisteva la famosa porta là di Sulmona. La mia famiglia ha sempre investito, ha sempre creduto in questa città. Io ci sono legato proprio in maniera proprio viscerale. Beh, mi ha rubato la parola di bocca. Ecco, molte persone: ma te ne sei andato? Io non me ne sono andato, perché io la residenza ce l'ho a Sulmona, non la diciamo volontariamente, non la sposterò mai. Acquisto prodotti da Sulmona, cerco di, insomma, di fare delle esperienze a delle persone di Sulmona, e comunque i soldi, il capitale, cerco comunque sempre personalmente di investirlo a Sulmona. Io credo che la mia famiglia parte da un concetto molto semplice e complesso allo stesso tempo, che purtroppo la maggioranza della popolazione non lo ha ancora carpito bene, questo concetto. Il concetto è molto semplice: dobbiamo ripartire dal valore storico e l'importanza storica che la città di Sulmona ha che ha avuto nel passato, stavate parlando di geopolitica mondiale, no? Però ecco, mi vado un po' indietro nel tempo, come mettiamo un rewind, mettiamo nel Medioevo, nella geopolitica medievale dell'Abruzzo. Sulmona era il fulcro, perché era il capoluogo della regione, il giustiziariato d'Abruzzo. Quindi ecco, bisogna partire dall'orgoglio di quello che eravamo e di quello che non siamo più oggi. Allora, e questo è quello che ti spinge poi a fare degli investimenti importanti, perché sennò tu dici, vabbè, c'è lo spopolamento, ci stanno a togliere tutto. Voglio dire, se tu parli di numeri, oggi ovviamente dovresti andare via a gambe levate da Sulmona. Eh sì, certo, però parte, parliamo di storia, centro storico, parte proprio dalla storia. Dico, allora, scusami, ma non è che si fanno solo con i numeri, perché sennò io qua in Spagna abbiamo agglomerati urbani, ma che non c'hanno nulla, cioè io non neanche morto ci vivrei un agglomerato urbano che fa 300.000 abitanti. E poi che sono quartieri dormitorio, che sono? Perché no, non sono delle città magari più moderne. Sì, ma anche, guardi, basti pensare, senza andare troppo lontano, perché troppo lontano nel senso che rimane in Abruzzo, ma pure con la stessa Avezzano, che numericamente è più del doppio di Sulmona, ecco. Io dico, non ci avrei nulla che spartire, con tutto il rispetto per Avezzano. Beh, chiaro, da un punto di vista almeno dell'architettura. Io sono fiero di essere sulmonese e riparto proprio dall'orgoglio della storia che ho io. Quindi investo in quello, nella storia, nella cultura e nel turismo. E quindi il turismo, che è una conseguenza, appunto. Però oggi, Antonio, il turismo, quindi inteso come ospitalità alberghiera, extraalberghiera, i ristoranti, insomma, bar, mettiamoci un po' tutto, sembra essere l'unica arma a disposizione per dare un nuovo senso, no, all'economia del nostro territorio. Fermo restando, però, noi dobbiamo puntualizzare che nel centro storico non ci vivono i turisti. Cioè, noi dobbiamo capire che nel centro storico ci vive la gente di Sulmona, no? Quindi bisogna ripensare la città, no, appunto, non come una città museo, ma una città che deve essere a misura del residente, il centro storico, a misura dell'abitante, del residente,
quindi servizi, Vabbè, eccetera. questa è una scelta che bisogna. Allora, io faccio due proposte in concreto, visto che insomma si sta parlando anche di residenti al centro storico e di insomma di turismo, di turisti che non vivono. Allora, io dico che secondo me a livello organizzativo non stiamo messi bene, A livello perché organizzativo, a che cosa ti riferisci? Ai servizi? mi riferisco ai servizi, cioè parlo di turismo soprattutto adesso. Vi faccio un esempio molto concreto e molto anche facilmente raggiungibile. Io sono una persona che, diciamo, senza vantarmi, però insomma, ho girato, ho visitato 77 diversi paesi del mondo, quindi infinite città e ho visto tanti modelli. Allora, se centri storici dove il centro storico funziona realmente perché è servito in maniera egregia, io penso a Bordeaux. Che non la paragono a Sulmona per tanti motivi, ovviamente, sia che sta in Francia, poi il numero di abitanti, però in scala, cioè Bordeaux c'ha una Bordeaux è tutto totalmente pedonale, il centro storico, però c'hai dei parcheggi super attrezzati all'esterno e dei servizi di in quel caso sono dei tram, perché sono tutto verde, insomma, qui non c'è inquinamento, eccetera, ma ogni minuto. Cioè, nel senso, non è che tu devi aspettare, cioè è servita in maniera egregia. Adesso Sì, ma non sto qua a fare paragoni, perché i paragoni ormai lasciano il tempo che trovano, però noi abbiamo un'area che è l'ex ARPA, dove a me piange il cuore vederla così, perché la potrebbe essere tranquillamente un terminale degli autobus. Faccio una proposta, visto che stiamo, magari se mi ma è chiaro, ascolta, mettiamo delle proposte realizzabili. dove è alle porte praticamente della villa comunale. Perché a quel punto il turista può andare o a piedi o con dei servizi navetta ad hoc, ma può andare tranquillamente a piedi. Ed è una zona praticamente ormai in disuso, ma quella, a noi serve un terminal di autobus come l'aria che respiriamo. Cioè, noi non possiamo pensare di fare una città turistica quando non abbiamo taxi o ci stanno, ma come dicono loro, la stazione è spettacolare. La stazione Sulmona, nulla da dire, però. Mancano dei collegamenti, Esatto, perché mancano i collegamenti, certo. Non è che si può il arrivare a turista piedi dal centro. non è che va a piedi, però là potrebbe andare a piedi, quindi quello. Poi c'è il discorso del sulmonese che deve credere nella storia che la va. Cioè, noi, faccio un altro esempio, ecco, sul discorso che mi rilaccio, sul discorso storico che stavo facendo prima. Cioè, noi abbiamo, chiamiamo il palazzo della provincia, il palazzo di fronte al comune, ma quello è il palazzo del tesoro, perché ci dobbiamo autopenalizzare. Quello, noi, là c'era giusto, c'era il Palazzo del Tesoro, dove il tesoro veniva preso e veniva portato a Napoli, tutta la regione Abruzzo, cioè Sì, non ma è il di Palazzo della palazzi ce ne Provincia. sono diversi. No, grazie, io faccio un esempio proprio di orgoglio, cioè di appartenenza a questa città Bene, Antonio, storica. senti, però, allora, tu sai, a proposito del parcheggio, c'è cioè il parcheggio coperto e custodito di Santa Chiara che Sì. sta dentro la città, cioè esci pedonalmente in piazza Garibaldi, che per lo più è vuoto, tranne il sabato mattina. Cioè, se non c'è l'abitudine, come in qualche modo, a utilizzarlo, a costringerla a utilizzarlo. Per chi è chiaro non ci abita nel centro storico, perché sennò stiamo a parlare, o Sì. anche per chi ci abita e può rimettere la macchina lì, ma insomma si può studiare di tutto. Quindi ecco, bisogna fare una piccola rivoluzione culturale. Ma per i cittadini di Sulmona, no? Perché i turisti comunque, andò, Turisti i lo turisti lo usano, ma i turisti io li vedo a Sulmona, cioè ci sono. Allora, nonostante tutto, noi altrimenti. certo, però certo, poi a questo ci aggiungiamo i musei, cioè noi abbiamo una vanta di infinite personalità totalmente proprio nell'oblio, cioè, ma da tutti i campi. Io in passato ho pensato anche scherzando, che poi alla fine ho anche, diciamo, presentato il Museo della Sulmonesità. Dove si settore musica, settore diciamo automobilismo, poi vabbè, ovviamente con Museo d'Ovidio che credo in procinto di aprire, non so Speriamo, se perché proprio a quello volevo arrivare. a Se non c'è quello. nemmeno una vetrina con due cose dedicate, hai capito? Per dire. No, ormai Casa Capograssi che è chiusa perché non si Cioè. sa nemmeno chi possiede le chiavi. Il premio Capograssi chiuso. Cioè, sì, se ci guardiamo indietro, ma tu guardi indietro a quando c'era il A tesoro che secoli. arrivava. Ma qua basterebbe guardare indietro pure di 20 anni, che comunque la situazione è davvero precipitata rispetto a 20 anni fa. Oh, Però allora noi.
Occhio, 20 anni fa non è che si puntava molto sul turismo. 20 anni fa è precisa perché c'era un altro discorso della zona industriale. Quindi, cioè, a livello turistico, secondo me siamo cresciuti, però non abbiamo una mentalità turistica noi, perché veniamo da una situazione che l'unione E industriale beh, era un fiore all'occhiello del centro-sud Italia. evidentemente no, ma anche quella non è come dire, che nasce da sola o si fa da sola. Apriamo una Certo. piccola parentesi, ci doveva essere, mi pare, vero? Anche un altro ospite, un Sì. convitato di pietra, va bene, ma per fortuna le carte della Sibilla, che noi sempre salutiamo, ci avevano avvisato che esatto, che non Addirittura, sarebbe stato presente stasera. lo Tant'è che era sapevi, uscito questo bagatto, questo fante di coppe che diceva questa fantasia, questa manipolazione, questo trucco, inganno, cioè, insomma, alla fine praticamente poteva capire, lo ecco, potevamo capire si poteva in anticipo. capire un po' prima. Peccato che i tarocchi si capiscono sempre a Esatto. posteriori. Mentre per quanto riguarda quello che stavamo dicendo, è arrivato un due di bastoni che ci dice un po' il cambiamento, quindi bisognerà Ma di però. bastoni è riferito Antonio? No, No. no, no, diciamo il discorso in generale sul Discorso centro generale. storico per l'amministrazione che deve appunto immaginare questo cambiamento, progettare questo cambiamento per il centro storico, Ma. possibilmente in meglio. Vabbè, certo, mi sembra una cosa scontata. Ma tornando invece all'investimento fatto per il nuovo palazzo, dacci qualche quello l'ex palazzo. Sicuramente seguire la natura che la nostra famiglia oggi non si improvvisa nulla, oggi siamo nell'area della specializzazione, quindi non è che ci possiamo mettere a inventare cose nuove, comunque noi siamo una famiglia che ci si dedica solo alla ricettività, quindi continueremo su quella linea, ovviamente daremo delle proposte diverse perché sennò ci andiamo a fare la concorrenza a noi stessi, insomma non Certo, è... beh, chiaro. Va però bene. insomma continueremo su quella linea, continueremo sicuramente, insomma. Va bene, anche per riqualificare quella zona del corso che è un po', come dire, è andata un po', no? Perdendo una certa identità rispetto a qualche anno fa. Però tutto il corso è... Sì, purtroppo è il co è che a Sulmona manca proprio, cioè, i ragazzi da dopo le superiori vanno tutti quanti via. E questo è un problema grave. Perché chi spende poi realmente, chi anima, sia con le idee che a livello proprio di economia primaria sono questa fascia d'età. È un Dovresti problema tornare a serio. fare qualche notte bianca. Ah, io questo quando le facevo perché avevo l'appoggio a livello governativo, quindi cioè Sì, certo. del ministro. Adesso purtroppo l'appoggio a livello nazionale non ce l'ho, però perché il governo ovviamente non è Senti, favorevole. Antonio, facciamo un parallelismo tra invece il turismo in Spagna e quello appunto a Sulmona, in Abruzzo, in Italia, come vuoi. Perché la Sì. Spagna ci ha superato anche in termini di presenze, cioè ha recuperato. La Spagna, Che cos'è allora, che funziona di più? Perché sulla storia c'è poco da dire, non ci sarebbe paragone no, non c'è quasi su paragone. niente, a parte i prezzi. La Spagna, diciamo che c'è una qualità della vita superiore, mi spiego meglio. Allora, a livello economico, l'Italia sta meglio oggettivamente, cioè non è che diciamo, il capitale circola di più in Italia oggettivamente rispetto alla Spagna. Però in Spagna c'è a livello di burocratizzazione e burocrazia, più o meno sono due paesi mediterranei, quindi comunque se la giocano abbastanza bene, in negativo ovviamente, perché sono Certo, due entrambi chiaramente, certo. un Quindi già hai altro detto diciamo. due punti che uno siamo in pareggio con la burocrazia e dal punto di vista economico siamo in vantaggio, però tu hai detto che si vive meglio in Spagna, quindi continua il Si discorso. vive meglio in Spagna perché ci arrivo appunto, perché Certo, allora certo. innanzitutto i controlli non sono oppressivi come in Italia, quindi comunque penso a qualsiasi, io adesso c'ho di un ristorante, quindi però voglio dire, in Italia i controlli sono devastanti rispetto alla Spagna, cioè veramente ti tolgono veramente la voglia di fare qualsiasi cosa, quindi ecco, questo è un punto a favore della Spagna, ma non è un punto da sottovalutare, questo punto che proprio a livello di regolamentazione. E poi c'è da dire che soprattutto adesso in fase di pandemia, post-pandemia, eccetera, cioè, l'Italia è diventata una situazione veramente, c'è una guerra civile in atto in Italia, cioè è diventata una guerra civile tra chi si vaccina e chi non si vaccina, cioè veramente il governo ha fatto delle scelte a mio avviso, senza fare discorsi politici perché figurati non è, però
sono abbastanza scellerate le scelte che ha fatto. Invece in Figura Spagna com'è stata gestita tutta questa situazione? gestita in maniera molto libera. Io, figurati, se tu parla bene di Sanchez, cioè proprio io, figurati, cioè non è che è proprio socialista, insomma. Non sono io la persona più posta a parlare bene di Sanchez, però devo essere sincero, cioè non c'è stato paragone rispetto all'Italia. Cioè, non c'è stata mai un'oppressione come c'è stata in Italia, quindi dai Green Pass, c'è stato soltanto 2 settimane il pa famoso passaporto Covid, dove comunque si diceva, giusto per di facciata, si faceva vedere un po' all'Europa che anche loro l'avevano messo, però era a dei locali al chiuso, quindi in Spagna nessuno mangia al chiuso, quindi va giusto di facciata, ma l'hanno fatto 2 settimane, poi l'hanno i lavoratori assolutamente no, quindi la situazione è molto più tranquilla. La qualità della vita si respira anche nella serenità di vivere la giornata, perché se tu stai a litigare con le persone dalla mattina alla sera, evidentemente non stai sereno. Quindi a Certo. questo mi riferivo, la qualità della vita. Vabbè, il Poi polo. il clima è tutto dopo, ovviamente c'è il sole, non stai a maniche corte, perché adesso sto a maniche lunghe, ma praticamente si sta sempre a maniche corte durante il giorno, quindi cioè, non... Beh, ed è sempre. il clima aiuta. La felpa, Certo. sulla felpa c'è il nome del tuo locale, buono, Sì, quindi ho visto. ricordiamolo a quei pochi ancora che Qua magari non lo sanno. c'è un intervento sulla chat che Sì. bisogna capire che per seguire la vocazione turistica bisogna pedonalizzare il centro storico e renderlo un vero gioiello, fare in modo che turisti, anche vicini, decidano di trascorrere un weekend di bellezza e relax e quando lo capiremo sarà troppo Ma il tardi. centro storico, perché adesso dice, ok, va bene, ma chi abita nel centro storico può entrare con la macchina e può uscire o no? Chi ha l'attività, il bar, il Questa è la ristorante? vexata Chi ha quaestio. le Sono 40 anni che ne parliamo. i prodotti nel bar, come ce li portiamo? Vabbè, ma pure a Venezia ci stanno i bar a Piazza San Marco. In qualche modo arriveranno i Appunto, prodotti. Voglio quindi dire, studiamo, magari facciamoci. cioè. No, dire No, pedonalizzare, vuol dire tutto e non vuol il problema è che allora i servizi li devi, se vuoi pedonalizzare, devi togliere tutti i servizi presenti al centro storico, quali per esempio il comune, e lo devi mettere fuori, perché non è manco corretto che un imprenditore che va scappando dalla mattina alla sera lascia la macchina No, hai ragione, o almeno diciamo gli uffici, perché il palazzo di rappresentanza, no, sta grosso modo nelle città storiche, il comune sta al, devi cioè, togliere tutti. il comune di Roma sta al Campidoglio, non è che Sì, sta, è certo. chiaro, no, a Capito, Corbellamonte. il parcheggio ce l'hai vicino, non è che ce l'hai lontano. Appunto, quindi sì. Vabbè, Vabbè, comunque queste insomma sono cose sono che. però, ma per carità, insomma, bisognerebbe fare, ecco, come dire, anche un censimento Lo di sai specie. la cosa che vi Sentiamo, sconvolge a me? sentiamo. Che io non riesco a capire da dove si può cominciare il discorso. Cioè. Mi sembra che è una cosa circolare, è un problema Ma circolare che tu ti ci butti dentro e cominci a essere trasportato in questa corrente. Cioè, non c'è un capo e una coda dalla io quale iniziare e nella quale direi si finire. potrebbe cominciare semplicemente dai numeri, quindi facendo un censimento di chi ci abita, di quante sono le macchine dei residenti, quanti sono i commercianti, quanti sono i bar, quante macchine hanno, chi deve entrare, chi deve uscire, insomma, cioè fare una fotografia di quello che è. E dopo uno si mette a tavolino e studia, perché farlo prima direi Sì, che almeno hai dei dati sui è quali esatto, lavorare. cioè, Sì, sì, sì. il flusso turistico, l'afflusso nei musei, cioè una serie di dati, e dai dati si comincia a ragionare, E perché poi altrimenti. da là costruire dei servizi finalizzati appunto all'aspetto turistico, come pur la Indubbiamente. fruizione dei musei, la visita dei palazzi storici, quelli che citava Antonio, magari quello potrebbe essere un modo, però. Va bene, allora noi intanto stasera abbiamo dedicato grossa parte appunto al discorso del turismo, sperando che le cose, come dire, in Occidente non peggiorino, no? Perché c'è una guerra alle porte dell'Occidente, quindi noi ci auguriamo che tutto vada per il meglio. Non possiamo fare altro, Esatto. sperando che non sia come andrà tutto bene quando scoppierà la Poi con pandemia. Antonio ci dobbiamo risentire, perché lui, e questa è anche un'altra, diciamo, grande opportunità, sta organizzando chiamiamolo un raduno delle Ferrari in grande stile, su larga scala, in Spagna però. Ah.
con un numero importante anche di Ferrari, quindi come dicevamo ieri, anche il brand di lusso importante, perché quello che chiaramente l'Italia, no? C'è la Certo. Ferrari. E adesso Antonio, giusto un accenno su questa iniziativa che stai organizzando, poi ne parleremo più diffusamente in un prossimo diario. Sì, allora questa è un'iniziativa attraverso il Ferrari Club Passione Rossa, dove ci fanno parte anche dei sulmonesi, tra cui mio padre, però insomma altri sulmonesi, dove praticamente queste vetture, queste Ferrari vengono in Spagna e faremo un record del mondo, dove partiremo all'incirca 40 Ferrari nell'unico deserto d'Europa, che è qui Almeria, che ho creato un collegamento perché è la terra di Sergio Leone, dove lui ha, diciamo, ha sdoganato i film Lo western in Europa. spaghetti Sì, western. no? Eh sì, Esattamente, certo. quindi tutti i film western, quindi di Sergio Leone e Morricone con le colonne sonore, vengono girati qui, quindi in questo deserto di Tabernas, quindi proprio ad Almeria. Abbiamo già il patrocinio della provincia d'Almeria e del comune di Roquetas de Man, che è un comune, diciamo, attiguo alla città d'Almeria, comune di 105.000 abitanti, e quindi più una serie di sponsor privati che sostengono questa iniziativa. È un'iniziativa dove appunto si mira a cercare di creare un connubio tra questo record, attraverso questo record del mondo, che l'Italia, cioè grazie all'Italia, questa terra, appunto, che è questo deserto, è stato messo a frutto, Hai diciamola così. capito? Cioè, Gli italiani alla fine. no, loro riescono in Spagna a valorizzare addirittura il deserto, che certamente è una cosa unica e particolare. Noi che abbiamo la Ferrari, i parchi, No, insomma, è vero che qualche manifestazione è stata fatta con tutte le Ferrari, no, schierate in piazza, eccetera. sì, a Sulmona pure. Però, Poi 28 ma quando ci sarà questa iniziativa, Antonio? aprile, non a caso, perché San a Banfio, Panfilo. esatto, da Sulmonese Doc l'ho fatta loro, quindi c'è il 28 aprile, 1º maggio, per poi il 2 ripartono, quindi diciamo quel ponte là Banfio, vabbè. del 1º maggio. Certo, le Ferrari sono E sempre. sta tutto organizzato, insomma, stiamo muovendo e quindi abbiamo. Poi mi sto muovendo anche per altre iniziative, per creare sempre collegamenti con Sulmona, quali per esempio quella del se si realizzerà il Museo del Realismo, parlando di musei appunto, Almeria c'è il Museo del Realismo, si può creare anche un gemellaggio, perché già ho parlato appunto con il presidente della provincia, che insomma, è un amico che ci stiamo sentendo per questo evento, e quindi comunque c'è questa possibilità eventualmente di creare quest'ulteriore connessione, Va insomma, bene, per cercare di far benissimo. conoscere i territori. Allora torneremo a sentirci ad aprile, prima di questa data, per illustrare nel dettaglio Certo. questo importantissimo evento. Va bene, Allora, noi di noi. solito chiudiamo con l'oroscopo, Antonio, cioè lo so Perfetto. l'oroscopo non di domani, ma di oggi, per vedere se è andato Però come le stelle. prima No, ancora prima. qualche. No, prima dobbiamo dire chi è nato, un po' di notizie utili. Dai, ma io aspetto E l'oroscopo, quello che. l'oroscopo è un minuto tanto. Vabbè. Tu che segno sei, Antonio? Io sono Sagittario. Sagittario, Sagittario, vediamo che vediamo che cosa dice. le Allora, stelle. ricordiamo che oggi, nel 1208, San Francesco cominciava, capito, a Ho capito, predicare. dimmi che cosa e poi capisco. A No, predicare. a predicare. Proprio oggi, cioè, nel Allora, 1200. sarebbe esatto. Vabbè, Va bene? chissà dove l'hai letto. Andiamo avanti, forza. E nel 1920, Ecco, sei passato dal 1208 al sì, ho 1920. tagliato, Ecco. a Monaco di Baviera il Partito Tedesco dei Lavoratori diventa il Partito Nazionale Socialista Tedesco dei Lavoratori nel 1920, oggi il Nazionale, 24 nazionalismo. febbraio. Va bene. E il 1º gennaio di quell'anno, del 20, un certo Adolf Hitler si iscrisse Al al Partito Partito Nazionale Nazista. Nel Socialista. 1981, 24 febbraio, Carlo si fidanzava con Lady Beh, dai per favore, hai l'oroscopo, basta con queste Di. E cose. L'oroscopo. nati oggi, l'oroscopo, nati oggi, Craxi, nati oggi. Ah, ecco. Sigonella, adesso dovremmo dire che tutti gli aerei americani partono da Sigonella, i droni americani partono da Sigonella. E quindi chissà, Craxi nella tomba che cosa. Si rivolta. Allora, Ariete, Oh, forza un gli po'. astri dicono che va tutto bene, gli Benissimo. astri, Invece.
Non ci credi? Ci credi? Ci credo. Hai sbagliato. Oroscopo sbagliato. Forza. Allora, in amore cerca parole ancora cariche di sentimento, di passione. Non mi leggo un libro. Toro, no, devi dire queste parole. Toro, più impegno e costanza sul lavoro. Amore, tempo di chiarire alcune questioni. Ma sono sempre uguali le cose che dici? No, no. Sono ogni giorno diverse. A me paiono sempre uguali. Va. No, ti sembra. A te è sempre uguale? No. No. Vedi? Cambi solo il mio. Bene. Bene. Allora, Gemelli, bene le amicizie, bravo sul lavoro. Sì, certo, tu te le scrivi sempre tutte... Bene le amicizie, bravo sul lavoro, che altro? In amore, non spaziare troppo con la fantasia, vedi? Vedi che non me le scrivo, sennò... Piedi per terra. Sennò mi sarei scritto qualche altra cosa. Ecco. Cancro, ottima forma psicofisica che ti aiuta anche sul lavoro. Amore, non fate immischiare nessuno nelle vostre faccende. Riservati. Leone, oggi dovrete dare il meglio sul lavoro sempre. Trovate un espediente e mettete il vostro amore alla prova. L'espediente è per l'amore, non per il lavoro. No. Andiamo avanti, forza, veloce! Vergine, siete in grado di cambiare in base alle esigenze, quindi è molto siamo malleabili. In amore parlate con chiarezza e non ve ne pentirete. Non dite bugie. Bilancia, ricorrete all'intuito e alle vostre capacità. In amore siate più responsabili e meno frufru. Allora, Scorpione, dai, un evento lieto ti farà dimenticare le fatiche del lavoro. In amore siete diabolici, misteriosi, ma perché far soffrire chi vi vuole bene? Punto di domanda. Non fate danni. Dai, col Sagittario, ecco Antonio, vai. Vai. Attenzione. Allora, riconoscere i propri limiti significa essere umili e lungimiranti. E fin qua, voglio dire... In amore non accettate compromessi. Questo è il tuo oroscopo di oggi. A noi è sempre molto sintetico. No, Caprico... è interessante. Oh, vedi? Ci sta, anche Antonio ha detto ci interessante. Sta, ci sta, è interessante. Ci si riconosce, dai. Capricorno, giornata in casa ma in buona compagnia. Abbiate fiducia in voi stessi e nelle vostre idee. Siamo all'acquario. Pazienza e comprensione saranno molto apprezzate. Se sei single, frequenta amici, ma cerca di avere una maggiore disponibilità. Ma in che senso? Non devi essere troppo rigido sulle tue posizioni, devi essere, hai capito? In amore, malleabile con le amicizie. Qua, con le amicizie. Anche... Che c'entra? Pesci, dovrete essere più dopo te lo spiego. Poi me lo spiego. Pesci, dovrete essere più socievoli e altruisti. Seratina brillante e farete nuove conoscenze interessanti. Oh, vedi, la serata, quindi questo è proprio per la serata. Questo magnifico oroscopo per i pesci, noi chiudiamo qui, ringraziamo Antonio Santacroce. Grazie da Almeria, buon lavoro. Nel buon lavoro Antonio, grazie. Buono, che è un nome presto. Italiano, nel tuo, nel vostro buono. Ristorante. Ristorante buono, ci sentiamo presto e insomma grazie per l'invito. Figurati, in bocca grazie al lupo per tutto. Grazie, Antonio. Ci risentiamo, grazie a tutti i nostri amici e noi ci sentiamo domani per l'ultima trasmissione di questa settimana. Buona serata. Buona serata. Ciao, ciao.